Finalmente Napoli si fa conoscere e riconoscere anche per il padel. Sappiamo che in questa città questo sport ha preso tantissimo piede come in tutto il resto dell'Italia. Sappiamo naturalmente che finalmente il padel fa parte della federazione. Sapete, immagino, che stiamo lavorando anche a portare un centro federale qui a Napoli, che naturalmente comprenderà sia il tennis che il padel. E poi stiamo anche lavorando per creare delle strutture del Comune di Napoli con degli impianti di padel. Già ne abbiamo uno al Palavisuo di Ponticelli, uno dei due impianti invece che finanzieremo con il PNRR, cioè è quello in particolare di Piscinola, avrà dei campi di padel. Insomma, quindi stiamo investendo anche noi, perché sappiamo che è uno sport importantissimo, uno sport che tra l'altro credo abbia contagiato tutti quanti noi anche nel periodo, soprattutto nel periodo del Covid, ed è giusto che abbia appunto il giusto riconoscimento oltre che il giusto seguito. D'altra parte, essendo lo sport e quindi Napoli capitale dello sport 2026, non poteva mancare il padel, quindi sono molto contenta di questa iniziativa. Pensiamo che possa essere anche un grande attrattore turistico questo evento, e pensiamo sia importante che sia stata scelta la mostra d'oltremare come luogo per svolgere l'evento, perché noi vogliamo che il destino della mostra, l'identità della mostra, sia sempre di più quella di raccoglitore di eventi, di grandi fiere. È la prima fiera italiana del padel e del fitness ed è inserita tra gli eventi ufficiali di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Dal 22 al 24 novembre Padelness unirà i mondi del padel e del fitness e sarà la mostra d'oltremare di Napoli per promuovere uno stile di vita orientato al benessere, allo sport e al divertimento, ispirandosi ai valori della formazione, della sana competizione, dell'inclusione, della sostenibilità e della prevenzione. Padelness è stato pensato per un pubblico eterogeneo con tornei, esibizioni e gare ufficiali. È uno sport socializzante, è uno sport trasversale, è molto semplice entrare in campo dal ragazzo di 15 anni alla signora di 60 anni, e quindi ti consente di veramente non solo di divertirti ma di allenarti, o perlomeno di non avere uno stile di vita sedentario, e allo stesso tempo di socializzare, entrare a far parte di una community. Abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutto il mondo, sia del padel che del fitness, attraverso il territorio nazionale. Cercheremo di venire incontro sia alle esigenze manageriali e del business italiano, sia alle esigenze degli appassionati e degli sportivi. Uno sport così popolare, e anche a Napoli c'è un movimento importante, e anche a Napoli ha anche bisogno di infrastrutture per il padel. Noi ci stiamo lavorando per fare in modo che in tutti gli investimenti che si fanno sullo sport in città ci sia anche il padel presente. Siamo in ottimi rapporti con la federazione, quindi il padel e Napoli hanno una buona relazione, e questa fiera che verrà a Napoli sarà l'occasione ancora di più per impegnare l'amministrazione della città in questa direzione.